Sì, Borgonzoni. io volevo solamente fare due chiarimenti. Uno, sì, come avevo detto, i vitalizi si possono togliere, l'ufficio di presidenza, ovvio che non c'entra niente, con quelli che arriveranno a settembre, che sulle pensioni è ancora più triste, è pensare che qualcuno ci svenderebbe per avere una pensione dignitosissima, ma magari da 1000 euro. Questo rende ancora più triste tutta la cosa. Secondo, quello che chiedeva Che prima e poi arriva diceva 65 dell'euro, per me anni, le tra politiche l'altro, anche. sbagliate sono tutti i decreti che sono stati messi finora in campo, le persone che hanno fatto tutto quello che è stato fatto negli ultimi 3 anni dai governi non eletti che abbiamo avuto sono stati loro i veri nemici dell'Italia. Lì è il problema, non è dire l'euro non va bene, il problema sono tutti i decreti sbagliati e tutte le cose sbagliate che sono state fatte. Per quanto riguarda quello di Roma, noi avremo un programma e è su un programma intero che si vota. Non è che si può votare sulla singola cosa, perché io capisco l'esponente grillino, però ci sarà un problema legato all'immigrazione e o i grillini decidono cosa pensano dell'immigrazione o è difficile che possano avere il voto della Lega se hanno un tipo di pensiero sull'immigrazione diametralmente opposto, perché è un problema che ricade sul lavoro, sul welfare, ricade su tanti ambiti, per cui non si può pensare che ci sia solo una cosa, su quello votiamo io e Mario, su quell'altra io e Luigi. Cioè, diventa ridicolo e semplicistico, non è così. Ci vuole un programma, pochi punti chiari per rilanciare l'Italia e quelli devono essere condivisi da una coalizione, non si vota solamente punto per punto.